Ciao a tutti, sono Massimo Crespi, sono il gestore dell'impianto di Teleskip a Milano, è uno dei primi, anzi il primo impianto a costruito in Italia, aperto nel 2001. Noi facciamo wakeboard, sci nautico, tutto quello che si può fare con il cavo di trazione che vedete là in alto. Sport assolutamente ecologico, perché non usiamo motori a scoppio, possono essere trainate 9 persone contemporaneamente. Se fai una panoramica vedi quanta gente c'è oggi, che è domenica. I prezzi sono molto concorrenziali in confronto al wakeboard o lo sci nautico che si fa in barca. Direi che se c'è il sole vi conviene venirci a trovare, che fate prima. Ciao, sono Simone, vi spiego a grandi linee le differenze che ci sono tra le tavole da kite e le tavole da wakeboard. Qui abbiamo due modelli che sono abbastanza d'esempio, perché questa è una tavola che assomiglia molto a una tavola da kite, piatta, senza concavi, senza pinne, senza niente, ma sono molto più rinforzante per le strutture. E invece queste qua sono delle tavole più classiche da wakeboard, che ti permettono di fare salti molto più alti, perché hai delle linee d'acqua che ti indirizzano meglio, ti danno degli aiuti negli atterraggi. Hanno sempre più rocker rispetto alle tavole da kite, si parla di 5-6 cm contro 3 delle tavole da kite. Sono solide, con le pinne rinforzate in ABS all'interno, quindi non si consumano sulle strutture, visto che ne abbiamo tante. Anche tutto il channel è rinforzato proprio per evitare l'usura sulle strutture. Noi siamo distributori di 3 marchi, New Schnitzel, Joe e G-Star, e abbiamo così, possiamo dare una gamma completa di tavole a tutti i nostri clienti, per ogni scelta cromatica. Io spingo qua, sto guardando. Ciao. Per fare wakeboard è obbligatorio un life, ne abbiamo di vari modelli, sia modello gilet che modelli invece con l'allacciatura frontale. È obbligatorio anche il casco se si vogliono fare le strutture, ma questo è proprio di omologazione internazionale, per cui se uno vuole affrontare ogni tipo di ostacolo, che possono essere trampolini o slider, necessariamente bisogna indossare un casco che sia omologato. Per il resto ci si diverte. Venite, provate, divertitevi.